Signori miei carissimi, ben ritrovati sul canale con enorme ritardo, come di consueto. Andiamo finalmente ad iniziare il nuovo episodio di Life is Strange Before the Storm, che è uscito, il mondo nuovo, e let's go, signori, si inizia. Si poteva notare già nella schermata iniziale il cambio radicale. Abbiamo l'albero in fiamme, riprendiamo. Oh, ci fa anche un bel recap. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this titolo spettacolare. Hey, dickhead. Mamma mia, questa Rachel. Grande Frank. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. Madonna, un bel recap. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Blackhow. Laga nel recap. Do something. Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Va bene. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Questa frase, per chi ha giocato Life is Strange, ha molto significato, più del dovuto, e dobbiamo capire questa cosa. E lagga ancora, no, eccolo qui, l'albero in fiamme. Dai, andiamo, mamma mia, un orologio in bassa qualità grafica. Tutto il preside, secondo me, ci attendono per spaccarci il deretano. E infatti. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner. No, lavora come una pazza. Sorry. Ciao, si salutano Rachel e Chloe. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated. Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Non gliene frega niente. Are you paying attention to me, Chloe? Abbastanza no. Buon posto. Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Di non fare casini, sì. Vi prometto, è una domanda retorica. Are you asking or is that rhetorical? Disrespectfulness. Madonna, non cambia mai, Chloe. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students. Sabotage, ecco, sì. Victoria Chase. Ah, per i compiti, madonna. Ha provato a copiare. Una spia. Academic goals like doing her own homework? Because I thought Blackwell had a zero tolerance policy on plagiarism. Excellent suggestion. Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? The infraction involved both students. Victoria will be reprimanded as well. Immagino. Yeah. I bet. Esatto. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott
Nathan Prescott. Bello. Guarda, facevi più bella figura star zitto. We have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. La bullizzata. Te stai zitto che vai a mignotte. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Sì, vabbè. Convenient. Due pesi, due misure. Io rassicuro la mamma perché tu comunque mi stai sul cazzo, sei un venduto. Mom, you know this is all bullshit, right? I'm beginning to suspect that myself. Oh, beh. I'm sorry, la mamma è con noi. Way, but your daughter's misbehavior is real and serious. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No. Because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means... You forced my hand. This is a consequence of your actions, you forced my hand. I have no choice I but to... I made her do it. What? Rachel! What? What? Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. Ma sei un mito, Rachel, mamma mia, ma... But I wouldn't listen. See, questo Chloe è un amico. Was afraid I'd get in trouble or hurt. Vero. So she came with me. But only to keep me safe. Che cosa? I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Stiamo recitando. Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to che grande, ma Rachel è un mito. Chloe, is this true? Eh sì, it's guarda true. Mamma, tutto vero. Totally not true. She esatto. Really is an amazing actress. Amazing. Miss Price. Madonna. È vero. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Ah, guarda, è molto preoccupata yes. Lei. This can't be the full story, Rachel. No, è meglio che non aggiungiamo le altre cose. Uomo just to be clear, scapigliato. Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or coerce her? Costretta. I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel. Oh, I think we're clear. Cioè, neanche Alice fanno someone un interrogatorio like Rachel, così. But not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Goditi lo spettacolo. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Madonna, prende su lui! Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Cazzo, sta polvere che gira, Miss più Amber, meno. I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way falsottini reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period.
Come faremo? No faremo? No! Che stronzo, dai, ma cosa c'entra la recita? Come fanno? Lo spettacolo è stasera, come fai a cambiare il protagonista? But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, Mr. don't you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please, don't tell me how to run my school. Sei un coglione. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Victoria Chase. Beh, tutto figa. Che coincidenza. Yes, esatto. I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. No, non posso lasciare che... Is Rachel missing the play for me? Non può perdere lo spettacolo. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Per vincere le sfide di insolenza, ascolta l'avversario e scegli una risposta efficace. Dobbiamo provarci, ragazzi, perché lei ha preso le nostre difese proprio così. Non ci ha pensato un secondo, in maniera ottima, e dobbiamo ricambiare, perché comunque Rachel è dalla nostra e potrebbe essere dalla nostra per tutto il proseguimento del titolo, insomma. Get your head out of your ass, Wells. E poi non mi sta bene. You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. This shouldn't be so hard. If it looks like a duck and it quacks like a duck, then it's gotta be a fucking duck. Quack. Rachel confessed. I'm not listening to this nonsense. Cazzo, non ci ascolta. È lei che dovrebbe confessare. Vuole solo un po' di attenzione. Confesso che sa recitare. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Parli bene. Hook, line and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Non siamo amiche. Smetti di dirmi cosa fare. Smetti di fare quello che faccio io. How about you don't take credit for my shit? You don't see me claiming I did my homework, do you? Sta andando bene. Your stupid thing. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Rimpiango di aver maltrattato Nat. Non avrei dovuto coinvolgere Rachel. Fine. I shouldn't have pulled Rachel out of class. Cazzo, qua il pallino non me l'ha dato, però. If I couldn't handle it, I would have gone it alone. That's enough. Your loyalty to each other might be admirable. But nothing else about your attitude or behavior is. Mi sa che non l'abbiamo mica vinta. My decision stands. Miss Price will be suspended for the rest of the school year. Miss Amber will be cut from the play. No, l'abbiamo preso in culo tutti e due, madonna. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Ray. Come merda. On, no, l'abbiamo pigliata in culo entrambe. I'm sorry. I'm sorry too. Meet me at the junkyard later? You bet. Boh. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Joyce è numero uno. È la numero uno. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you.
Madonna, guarda che arriva Skip. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. Da, fuck 'em. Bunch of fascists. Grande Skippy, Madonna. Hey, just wanted to say it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Le firme, cosa sono le firme? Oh, intanto firmo anch'io, Madonna. Tutti quelli che sono passati da questo armadietto, incredible. Almost. Suspended for the year. It's starting to feel real. Ci sono le date dei sospesi, incredibile. Quasi sospesa lei. Allora, questo micione was a stray cat before we rescued her. Then she got run over by a car. No. Moral of the story, no one's ever really rescued. Già. Vieni con me, Bongo. Bongo di nome e di fatto. Cacchio. Forse vincerla almeno avrebbe ridato lo spettacolo a Rachel. Peccato. Peccato. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Libro di chimica proprio è l'ultima cosa che mi interessa. La verifica cos'è? Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Verifica di chimica. Chloe, se non inizi ad impegnarti di più dovrò bocciarti. Ultimamente i tuoi risultati non rispecchiano tutto il potenziale che vedo in te. So che sei capace di fare molto meglio di così. E baffa Mook, io ti faccio butta via. Via. Poi l'astuccino. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Non lo puoi prendere? Oh, lo lasciamo lì, che cazzo ce ne frega. Le firme le abbiamo visto, il libro. Maybe Cam was the class I hated the least. Dov'è il cannarozzo? Boh. Potevi vendere comunque quello lì. Beh, geometria via anche lui. If Chloe leaves Blackwell at 11 a.m. going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fuck? Via, 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 butta via. Oddio, ma c'è mezza ciambella muffita. Disordinatissimo. Questo cos'è? Inglese. I should write a poem to mark the occasion. Via, via. Madonna. Cioè, come al solito c'è la sensibilità stranissima da Absolutely. Da Unreal Tournament. Positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Abbastanza generico, metal così. Non penso basti questo. Comunque, perché lo vuoi buttare? Tientelo, no? Niente. Con la maglietta di Firewall che abbiamo rubato ci creerà dei problemi sicuramente. Finally, what I actually came here for. Ah, ma c'è il buchetto. C'è il buchetto, recuperiamo. Non c'è più. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Justin? Chloe, io ho preso in prestito la tua roba, sono tempi bui, ma giuro che te la restituisco settimana prossima. Justin. Justin è lo skateboarder. Skateboarder, lo skateboard. Penso di sì, se non ricordo male, era il fattone.
Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Facciamo un graffito in bagno! Mentre si fa il cannarozzo. E si inizia, signori miei, il mondo nuovo. Bellissimo. I Deck Nine si riportano ad Arcadia Bay. Life is Strange, Before the Storm, episodio 2. Bello, ci ha fatto anche il coro. No, beh, ciao. Questa zoccola qui. Mangia qualcosina, va, Vittorio. Soca. Oddio. No. Maledizione. È arrivato il patrino. Cos'è questo Bigfoot? Later, Skip. Later. Ciao, Skipping, grazie. Looks like David's here. Cazzo. Ok, è vero che qua adesso i messaggi ne arrivano 800, perché farne uno unico non sono capaci, perché sono giovani. Allora, aspetta, beh. Bram 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 brim 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 brim. Tutti nuovi, madonna. Sono riuscita ad entrare in casa senza farmi beccare dai miei, figo. Questo è dell'8 maggio. Sei nata per fare la spia. Sei saltare giù dai treni in corsa e roba così. Cavoli, saremmo una squadra fantastica. Nessun visore cattivo sarà mai più al sicuro con te nei paraggi. E tu ti infiltrerai ovunque facendo finta di svenire. LOL, è stata una giornata indimenticabile. Alcune cose hanno fatto schifo, già. Sai cos'è che non fa schifo? Cosa? Tu. Anche tu non fai schifo, lo so. Beh, andiamo a dormire, domani mattina abbiamo Wells. Con la V piccola, non gli dà importanza. Doppia, la doppia V. Vero, colpa mia, ne valsa la pena. Maledetto Wells, che riunione di stramerda. Tu sei proprio strana, strana. Parla per te. Ci vendicheremo. E la madonna. Mamma mia, dei messaggi a gogo, incredibile. Li leggiamo tutti perché dobbiamo spippolare, però troppi. Questo è del 7, quindi in teoria li abbiamo già letti. Qua cominciano. Chloe, hai sentito di quell'incendio? Scrivimi, così non mi preoccupo. Chloe, è tutto ok? Per favore, Chloe, sto bene. Oh, grazie al cielo, vedi, tornare presto, domani c'è la riunione. Ancora, Chloe, veramente? Mamma mia. Joyce, sei mitica. Chloe, non puoi continuare così, sto cercando di fare del mio meglio, ma non è colpa tua. Insomma, abbiamo anche un po' la testa di cazzo, quindi ci devi tenere come siamo. Cosa, che cosa sei? Urgente aggiornamento incendio, corpo forestale di Arcadia Bay. Minchia. Agire con prudenza, per la lista dei blocchi stradali si prega di consultare i media locali. Va bene. Elliot cosa dice? Billy. Spagnolo è andato da cani. Sono fortunato se mi sono beccato un 6. Questa è roba vecchia. Roba vecchia. Che fai? Niente, esco più tardi. Ok, finito i compiti. Chimica, questo abbiamo già letto. Non ero a chimica, ero a farmi i cazzi miei. Merda, hai visto l'SMS di Wells sull'incendio? Tutto ok? Sì, tu? Sì, sono in stanza. Usciamo dopo la tempesta? No. Cosa vuoi? Ma perché mi manda i messaggi? Preside, ma cosa vuoi? Ci ha fatto perdere la sfida insolenza, maledetto. Eravamo quasi riusciti. Gentili membri della comunità della Blackwell, un incendio piuttosto esteso sta bla bla bla. Per ora il corpo forestale di Arcadia Bay non ritiene che sia necessario evacuare il campo. Madonna. Fuoco e fiamme. Siate prudenti quando effettuate spostamenti da e verso il campus. Ho chiesto alla facoltà e allo staff di ignorare i requisiti di puntualità per le attività sportive ed extracurriculari di questo fine settimana. Addirittura. Max, non ce n'è.
Non ce ne fottu un cazzo praticamente. Tieni premuto R1 per muoverti più velocemente. Max would have loved this shit. Cos'è? Accademia Blackwell, il futuro ha bisogno di eccellenza. Grazie a una generosa donazione da parte della Prescott. Vabbè, soliti. Arte visiva, introduzione sullo suo invito. Un ringraziamento speciale a Caroline Prescott. Cornuta sicuro. E madonna, si può correre finalmente, incredibile. Non mi ricordo, io guardo il motorino. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Darwin. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Questa è quella di Wells. Secondo me sì. Wells's car. Crushing spirits must pay pretty well. Ma prende le bustarelle, beh. Madonna, sembra una Bentley. Bisogna fare i presidi. Oddio. La testa da Bigfoot. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. La mascotte. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Posso andare di qua, sì? Volantino. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Non c'è la mappa, sembra la scuola di Silent Hill, incredibile. Allerta massima in seguito ad un incendio fogliare nell'area, la zona di Arcadia Bay si trova in uno stato di allerta massima. Fai la tua parte, cioè butta questo volantino e alimenta le fiamme. Ciao Elliot, com'è? Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Hey, Elliot. Andrei a friggere qualche patatina. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was suspended. Va bene. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Ma come? Ma sì, dai. Okay. Fa più piacere a lui che a noi, però. Non vedeva l'ora. Innamoratissimo. A volte una pacca sulla spalla è quello Thanks. Che ci vuole. Yeah, it sucks for Rachel too. She was kicked out of the play because of me. She'll live. Harsh, man. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Ah, oh, right. Good call. Did you get my text? About hanging out afterwards? Sì, ma mi hanno appena sospesa, Elliot. Cioè, poi hanno lasciato a casa la protagonista per colpa mia. Maybe I colpa won't nostra. Go to the Tempest. The more I think about being at Blackwell tonight, the more I want to throw up. I genitori decenti non yeah, ti lascerebbero neanche andare. I should have thought of that. Do you just ma non, ma perché non capisci yeah, l'italiano? I think I'll just chill at home. You don't mind, right? Insomma. It's totally cool. No problem. Sta morendo dentro, Next vabbè. Next time. Okay? Sempre I la prossima volta. Go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Grande Elliot. Yeah. E anche oggi si limona domani, eh. Vai così. Vai, vai, fatti le seghe su Pornhub. Vita di merda, Elio. Devo fare dei graffiti, madonna. Cosa c'è scritto qua? Katniss un kinkers. No more extracurricular activities. No more. Neanche curricolari, esatto. Qua cosa c'è? Madonna, sta telecamera, ragazzi, che roba. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Sì, esatto. Fuck this place. Gente di merda. Povera Chloe, sei un po' bizzarra anche tu, cioè. Rubiamo. No, sono impalcature per l'attrezzatura dello spettacolo di stasera. Questa macchina sembra quella di Man in Black, la super schifo deluxe. Non posso neanche leggere nulla di che. No, lo skateboard di Justin. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again if I feel like it. Però secondo me m'hanno bagagliato
It's about damn time. David, please. Madonna. M'hanno ribagagliato la... smarmellato tutta la visuale perché è ingiostrabile proprio. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course. Vabbè, dai, veloce, su, un po' di ritmo. Il coglionello. Your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. È mia madre. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Non c'è nulla di male, questo sono perfettamente d'accordo. There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe I don't know yet. E ci starebbe, non c'hai 30 anni, cioè. Right now what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much and you too. I'd like for us to start over. What do you say? Non è male come idea. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Alcol, madonna, alcolizzata, tossica. Chloe? I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. No! C'ho il canarozzo! If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We... feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Madonna, ci fa la perquisa. Fine. You want to see my shit so badly? Ci proviamo. Ne paghi, madonna. Non c'è canarozzo. Ma rovini la macchina, dai, non esagerare. Ooh, weed. Oh no, the horror. Happy? It's marijuana, all right. No, Chloe, I am not happy, but I am relieved that you came clean. Beh, te lo dovevamo, Joyce. Of a new chapter for us. Indubbiamente te lo dovevamo. A new chapter, one that will involve the three of us together. Madonna, dovrebbero fare un capitolo solo su Joyce. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No! No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling.
Babbo, sto pensando al babbo. Ti stai provando, lo capisco. So che ho fatto delle cazzate. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. È un bel inizio. Tranquillo, ma... In years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Ma sono spariti loro due, che cazzo è, madonna. Questa inquadratura bizzarra. Però dai, ci sta. Alla fine sì. Sei una bella testa calda anche tu. Almeno si stanno sforzando, eh. Ci sono dei genitori che... Hey! There is no home. Not if he's there. Madonna. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. No, io non avrei agito così. In una situazione del genere, comunque sei in torto. Ti sono venuti incontro, David, ok. Cioè, i suoi lati negativi, capisco il fatto della perdita del padre, però... No, non avrei agito così, ecco. Personalmente parlando, mi sembrava un po' forzata come cosa. E sei da Frank? How do you know which way is up when your whole life is turned upside down? No, una paglia normale, ok. Ma sulla macchina. Che cazzo è? Sarà la discarica? C'è la mazza? Eh sì. Vabbè, lì la macchina, insomma. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? No, non fa la bulla, no, no. Madonna, quel manichino maledetto. Addio bottiglia. Mi sento... presentimento per quella maglietta lì, continuo a tenerla, forse sceglierla come nostro outfit non è stata una grande idea. Adesso mette a posto le auto della discarica, incredibile. Niente, Fast and Furious, Arcadia Bay. Giustamente lei ne sa di chimica. Che cazzo fai col batteria? Oh mio Dio, è vero che lei al pick up in Life is Strange. Testa di manichino, ti ho premuto per vedere il tuo obiettivo. In mano, madonna, se gli scrive lì, trova una batteria. Signori, noi ci salutiamo qui per questo primo appuntamento spettacolare. Abbiamo iniziato appunto in maniera un po' soft, però molto intensa. Ci vediamo al prossimo video e ci sentiamo nei commenti come al solito. Grazie a tutti e alla prossima.